Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè GamsGo, il portale di condivisione degli account di servizi streaming. Rimanete collegati fino alla fine del video per maggiori informazioni e un codice sconto pensato apposta per voi folgorati che seguite la versione di Barley. Nel video dedicato a Dostoevsky avevo lanciato una simpatica challenge, avevo messo in palio una maglietta, bene, con il mio fedele figliuolo Pablo Perri 85, siamo andati a consegnare la maglietta alla vincitrice di quella challenge, cioè Sara Rossano. Yeah, grande Sara! Lancerò una piccola challenge anche in questo video, sarà sempre in palio una maglietta, che però penso che consegnerò a settembre, perché chi me le fa è giustamente chiuso per ferie. Rimanete sintonizzati anche per la challenge della maglietta. Oggi parliamo del documentario Netflix intitolato Dirty Pop, documentario che racconta di come sono nate le due boy band più famose degli anni 90, cioè i Backstreet Boys e i NSYNC. E soprattutto gli NSYNC oggi sono tornati sulla cresta dell'onda grazie a Deadpool, che ha deciso che la loro mega hit Bye 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 doveva diventare il tormentone dell'estate globale. Grazie a Deadpool, bel lavoro, gran bel lavoro. Sono vecchio, quindi ho vissuto personalmente il periodo dell'ascesa delle boy band e vi assicuro che nell'aria c'era una sorta di droga che affliggeva tutti gli esseri umani di sesso femminile tra i 12 e i 40 anni. Ma guardando questo documentario ho fatto delle riflessioni sul fatto che, per come sono andate le cose, forse era davvero impossibile non cadere tra le braccia di questi moderni e canterini principi azzurri. Coreografiamoci insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Negli anni 90 le boy band sono state dichiaratamente create a tavolino. Ogni boy band rappresentava gli stessi archetipi. C'era il bel tenebroso, il ragazzo della porta accanto, il ballerino, il talentuoso, l'artista ribelle. Pochi di loro sapevano cantare, se la cavavano con il ballo, ma non era quello l'importante. L'elemento fondamentale era creare la chimica tra di loro e soprattutto essere fotogenici, per finire sui poster pensati per le camere da letto delle ragazzine, ma anche delle loro mamme. L'era di MTV era nel pieno della sua egemonia. Non c'era internet, non c'era YouTube. Per poter vedere quei meravigliosi ragazzotti saltellare e aggiustarsi il ciuffo, dovevi o comprare qualche rivista specializzata o aspettare che passassero in televisione un loro video o una loro ospitata in qualche trasmissione o andare ad un loro concerto evento. Il documentario Dirty Pop è costruito attorno alla figura di Lou Pearlman, uomo d'affari di Orlando in Florida, che colpito dal successo dei New Kids on the Block, boy band di cui faceva parte Mark Wahlberg. Lo sapevate? Sapevate che in Deadpool e Wolverine c'è una canzone degli NSYNC, che è una boy band come erano i New Kids on the Block, di cui faceva parte Mark Wahlberg, che una volta disse a un suo amico: mi piacerebbe interpretare Wolverine, ma non riesco a farmi crescere la barba. Scusate, ma da due settimane il mio telefono è intasato di reel di questo tipo e ogni tanto mi va il cervello in tilt, scusate. Tornando a noi, Lou Pearlman vede come le ragazzine sbroccano davanti ai New Kids on the Block e capisce che una boy band può smuovere la più potente massa di consumatori dell'universo, cioè le teenager. Dal punto di vista di Pearlman, e a fine documentario gli darete ragione, una teenager è in grado di influenzare il corso degli eventi. E dopo vi spiegherò come e perché. Pearlman mette un annuncio su un giornale che dice più o meno: cerco dei bei ragazzotti che sappiano ballare e cantare per mettere su una boy band. Fa delle audizioni e in poche settimane nascono i Backstreet Boys, letteralmente i ragazzi della porta accanto. In un mondo relativamente dark, eravamo comunque anche nell'epoca del grunge, dei Nirvana, che era un po' il mio mondo, i Backstreet Boys erano la faccia pulita del pop. Dovevano piacere alle ragazzine, ma soprattutto ai loro genitori. Ognuno di loro rappresentava un archetipo. Nick era il tipo da spiaggia, Alexander il bel tenebroso, Brian il talentuoso, era praticamente l'unico in grado di cantare, Kevin l'atletico e Howie era Howie. Niente, Howie era Howie.
un miracolato. Perlman, prima di intraprendere questa avventura delle boy band, aveva investito nell'aeronautica, nello specifico in una flotta di dirigibili pubblicitari e in una cinquantina di aerei che noleggiava come voli privati. Non sapeva assolutamente niente dello show business. Eppure, con una mossa geniale, riesce a mettere il nome dei Backstreet Boys sulla bocca di tutte le ragazzine d'America. Un tour nei licei americani, proprio nelle palestre delle scuole. E cosa sono i licei se non dei capienti contenitori di teenagers? Come ho detto prima, non c'era internet, non c'erano i social, non c'erano gli smartphone. Non bastava un'esibizione poi condivisa in tutto il paese per avere successo in un pomeriggio. Questi ragazzi hanno macinato chilometri su chilometri con un unico scopo: entrare nel cuore delle ragazzine. Tra il 1993 e il 1996 i Backstreet Boys si fanno le ossa in America, ma ottengono un enorme successo in Europa. In Germania e in Svezia diventano delle superstar, anche perché la loro prima casa discografica è la BMG, che ha sede proprio in Germania. In quegli stessi anni, mentre i Backstreet Boys diventano delle star del pop europeo, Perlman, nel suo quartier generale a Orlando, ha un'altra idea geniale. Si dice infatti: se i Backstreet Boys diventano un brand di fama mondiale come la Coca-Cola, sicuramente qualcuno si farà avanti con l'idea della Pepsi. Tanto vale essere noi quel qualcuno. Ed ecco che Perlman ripete lo stesso identico iter che ha portato alla formazione dei Backstreet Boys. Annuncio sul giornale, audizioni, ed ecco che nascono gli NSYNC. Non solo, stesso metodo promozionale, cioè nelle palestre dei licei d'America, e stesso identico contratto con la BMG in Europa. Il successo europeo di Backstreet Boys e NSYNC fa da rampa di lancio per il successo di queste due band negli Stati Uniti. Anche se Perlman, per spingere le sue due boy band sul mercato americano, deve assolutamente spingere sul lato del glamour. Questi ragazzi non dovevano essere solo belli e bravi, ma dovevano vivere la miglior vita possibile. Li ospitava infatti nella sua gigantesca villa con lago privato, motoscafi, auto di lusso. Ovviamente avevano un jet privato. Insomma, erano l'immagine del successo. Perlman diventa uno degli uomini più potenti del mondo, capace addirittura di avere una linea diretta con il presidente degli Stati Uniti. Il motivo? Le teenagers. Prima vi ho detto che una teenager può cambiare il corso degli eventi. Sapete perché? Perché può essere figlia di un politico importante, o di un banchiere importante, o di un finanziatore facoltoso, o del capo della polizia. Nel documentario, infatti, noi vediamo i Backstreet Boys e gli NSYNC cantare alle feste di compleanno di queste ragazzine, agli anniversari di matrimonio dei loro genitori. Perlman usava le sue boy band per attirare soldi e potere. Niente di male, tutti ricchi, tutti contenti. Non è andata proprio così, perché i membri dei Backstreet Boys e degli NSYNC, certo, godevano di mille privilegi, ma ricevevano una paga inferiore a quella di un cameriere di un ristorante, $35 al giorno. Questo perché, quando sono stati creati da Perlman, erano letteralmente dei ragazzini, sono stati manipolati. Nick Carter aveva 12 anni quando sono stati creati i Backstreet Boys. In più, il contratto con la BMG non era particolarmente fruttuoso. Perlman infatti aveva lasciato alla casa discografica la maggior parte dei profitti delle vendite dei CD e, cosa oggi impensabile, i diritti d'immagine. Ma perché queste scelte? Perché Perlman non era interessato a fare profitto sulle boy band. A lui le boy band servivano solo per alimentare il suo schema di Ponzi. Lou Perlman era un conman, era un truffatore professionista. Aveva distrutto lui stesso la sua flotta di dirigibili pubblicitari per incassare i soldi dell'assicurazione. La sua compagnia aerea era totalmente fittizia, non possedeva neanche un aeroplano. Come tutti i truffatori professionisti, aveva una dipendenza da soldi e potere. E lo schema di Ponzi si basa proprio su questa dipendenza. Ovviamente ha come scopo principale quello di accumulare più denaro possibile, ma è soprattutto una corsa verso l'autodistruzione. Ma quella corsa dà adrenalina, dà la spinta ad alzare il livello ogni giorno, il livello della truffa ovviamente. Grazie alle boy band, grazie alle ragazzine impazzite, Perlman riusciva ad attirare sempre più investitori all'interno del suo schema di Ponzi.
come funziona uno schema di Ponzi. Nello specifico caso di Perlman funzionava così. Perlman andava da un potenziale investitore e gli diceva: guarda, io ho queste due boy band tra le mani, se vuoi investire $10,000 in breve tempo io te ne ridò 15,000. Quindi un'alta rendita in poco tempo. Più aumentava il successo delle band, più diventavano facoltosi gli investitori. Quindi i $10,000 diventavano 100,000, 1 milione, 10 milioni e aumentavano anche le rendite. Quindi se Perlman chiedeva a un investitore $10,000,000, gliene prometteva 15, quindi 5 milioni come ritorno di profitto. Lo schema di Ponzi va avanti così praticamente all'infinito, fino a quando i soldi da ridare agli investitori sono più di quelli che hai liquidi in disponibilità. Questo perché? Perché il business su cui gli investitori puntano i loro soldi non crea nessun profitto. È solo lo specchietto per le allodole. È il polline per le api. Tutti i soldi che vengono mossi in uno schema di Ponzi o sono prestati o presi dalle banche. Non sono generati da un profitto. A quel punto, quando scoppia la bolla del Ponzi, il mastermind dietro lo schema tende a prendere i soldi e scappare. Perlman non è stato da meno quando è scoppiata la bolla del suo Ponzi, è scappato a Bali dopo aver bruciato $300 milioni. I Backstreet Boys e gli NSYNC, dopo essersi ovviamente sganciati da Perlman, hanno firmato contratti stratosferici con altre case discografiche. Addirittura i Backstreet Boys un contratto da $3 miliardi con la Sony. Dimostrando che anche se era un criminale, Perlman aveva ragione. Aveva trovato il prodotto che mancava. Che ha soddisfatto una domanda leggera, frivola, di ragazzine romantiche che volevano innamorarsi di un bel faccino. Non c'entra la musica, non c'entra neanche la danza. Il fenomeno delle boy band nei decenni successivi ha avuto alti e bassi, ma ancora oggi se escono i faccini giusti, e mi riferisco soprattutto ai One Direction o ai BTS, c'è una parte di mondo che comunque ci casca. Dirty Pop, secondo me, è un gran bel documentario. Racconta una storia che assolutamente non conoscevo, anche perché io delle boy band ho visto solo il successo, il glamour, i video ridicoli, le ragazzine impazzite. Non avevo assolutamente idea che, nei primi anni della loro carriera, fossero stati a loro insaputa parte di uno schema di Ponzi. E questo fa riflettere su un sacco di cose. Fa riflettere, per esempio, sul fatto che se una persona decide che una band o una canzone ti deve entrare nella testa, il modo di fartela entrare nella testa si trova. Fa riflettere che se una persona decide uno standard di bellezza, lo può imporre su scala globale. E ripeto, queste cose sono successe senza internet e senza social. E anzi, ho riflettuto proprio sul fatto che certi livelli di manipolazione sono attribuiti soprattutto ai tempi moderni, proprio coadiuvati dalle nuove tecnologie. Invece è proprio la natura umana. Siamo manipolabili, che sia uno smartphone, che sia MTV, che sia un manifesto di propaganda politica, la nostra natura è cascarci. Per questo da sempre esistono i truffatori e i truffati. Lou Perlman è stato un grande truffatore. Ha capito che non sono la fama e il successo a smuovere il mondo, ma quanto riesci a far avvicinare le persone comuni a quella fama e a quel successo che apre ogni porta. Come dite? Non potete guardare Dirty Pop perché non siete abbonati a Netflix? Un minuto della vostra attenzione allo sponsor di questo video e risolviamo il problema. Sapevate che in Deadpool e Wolverine... Quanto costano gli abbonamenti delle piattaforme streaming più famose? Netflix 12,99€ al mese, Disney Plus 8,99€. Spotify per la musica 10,99€ al mese, Paramount Plus 7,99€, Crunchyroll 4,99€ al mese. Essere abbonati a tutte queste piattaforme contemporaneamente vi costerebbe quasi €46 al mese, sono più di €500 l'anno. Not a great plan. E se vi dicessi che è possibile abbonarsi a tutte queste piattaforme spendendo in totale meno di €15 al mese? What? È possibile grazie a GamsGo, il servizio di sharing degli account condivisi. Iscriversi è semplicissimo, andate sul link in descrizione, scegliete la piattaforma a cui iscrivervi e mi raccomando inserite il codice sconto Barley per ottenere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto su tutte le altre piattaforme. Inizia a risparmiare con GamsGo così avrai più soldi da spendere nelle tue birre preferite. Che birra abbiniamo a Dirty Pop? Abbiniamo una birra Dirty Pop, cioè
una nuova pastry sour di Wild Raccoon, cioè non nuova perché è uscita da poco, ma nuova perché abbiamo già bevuto una pastry sour di Wild Raccoon. Nello specifico una pastry sour che cerca di simulare la ricetta di una crostata alle albicocche. Allora, io l'ho già bevuta un po' di volte questa birra e vabbè, già lo so che mi piace, ma la voglio condividere con voi. Perché dico che questa è una birra dirty pop? Perché ogni birrificio si deve cimentare in degli obbligatori. Quindi una bassa fermentazione, una IPA, una scura, una belga, eccetera, eccetera. Queste birre così fuori schema, così fuori stile, sono un po' lo specchietto per le allodole, per attirare l'attenzione sul birrificio. Non c'è assolutamente niente di male, non è uno schema di Ponzi, anzi. E devo dire che quest'estate proprio la formula della pastry sour sta ottenendo un discreto successo. La birra nel bicchiere si presenta esattamente come si deve presentare, cioè molto torbida e con una bella schiuma persistente. Al naso si avverte tantissimo l'albicocca e la parte leggermente di vaniglia come quella proprio della crostata. È molto divertente questa birra. In bocca si percepisce tantissimo quasi la parte acida della buccia dell'albicocca, quindi comunque la sensazione di frutta è meno artificiale di quella che ci si potrebbe aspettare da una birra così. E il finale della bevuta è estremamente morbido e ti simula davvero la sensazione burrosa della crosticina della crostata, tipo quella del mulino bianco. Ragazzi, a me questa birra qui mi diverte e mi disseta. Quindi Dirty Pop, documentario su Netflix, per me visione consigliata, abbinato alla versione crostata all'albicocca della serie Dolce on Fire del birrificio Wild Raccoon, anche questa birra decisamente consigliata. E ora vi lancio la nuova challenge per vincere la maglietta del podcast. Avete mai avuto un poster dei Backstreet Boys o degli NSYNC in camera vostra? Se sì, mettetemi nei commenti una foto di questo poster e io vi mando la maglietta a casa. Il primo che posta la foto vince la maglietta. E dalla versione di Barley tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell-